E qui ci andiamo a divertire. Molti preparatori dicono, sto guardando di là, no, no, di qua, di qua. Molti preparatori dicono che nessuno ci capisce un ca. No. In realtà volevo dire questo, che molti preparatori dicono che non si può essere grossi da natural. Guardando foto di atleti sportivi, di bodybuilder di inizio secolo, si potevano notare dei fisici ipertrofici. Molto. Però molti dicevano che il doping già esisteva. Ma allora come la mettiamo con quei 50 di braccio di Adamo? Come la mettiamo con quei 50 di braccio nell'affresco della Cappella Sistina di Michelangelo? È un problema di sta parola, cioè Cappella Sistina. Cappella Sistina. No. Ma allora come la mettiamo con quei 50 di braccio di Adamo? O ancora meglio, le statue greche. Quelle statue bellissime, con quei corpi che sembrano quasi reali, con quelle proporzioni così quasi perfette. Da dove vengono? Da dove viene questa osservazione? Cioè, come faceva a saperlo? Nel passato esistevano già i dopati? Allora, papà, cosa ne pensi? Cosa cazzo ne so? Domanda delle domande. Ma allora, quell'osservazione da dove viene? Uno come Filippo Pici 48 di braccio, Ah giusto? no, è spettacolare. È andato indietro nel tempo con la DeLorean e da lì ecco l'illuminazione, l'illuminazione. E da lì ecco che forse c'è stato un metro di giudizio, un modello di osservazione, forse. E quindi mi viene da chiedere a voi, che ne pensate? Di cappelle e cappelli, mi tolgo il cappello, signori. Queste sono le mie proporzioni. Inesistenti.